Siamo partiti da qui, una lunga fila davanti al Monte di Pietà, una grande angoscia che ho provato e che mi ha convinto definitivamente nel prendermi la grande responsabilità a candidarmi come sindaco della città di Torino. Abbiamo combattuto, hanno combattuto per un anno e mezzo i nostri medici, i nostri infermieri eroi contro un male oscuro. Con la stessa forza, con la stessa determinazione, con la stessa passione, noi adesso, nei prossimi 5 anni che ci aspettano, dovremo combattere per portare anche solo un posto di lavoro sulla nostra città. Perché il lavoro, dopo la salute, è la cosa più importante, è la cosa che farà ripartire la nostra città. Tutti insieme ce la possiamo fare. I prossimi 5 anni saranno i 5 anni che cambieranno il futuro della nostra Torino. Il 3 e 4 ottobre a Torino votiamo per il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Abbiamo la grande occasione di far ripartire la nostra città. Per questo mi candido sindaco, con una grande squadra fatta di donne e di uomini competenti e motivati. In queste settimane siamo stati in tutti i quartieri, abbiamo incontrato migliaia di torinesi raccogliendo i loro suggerimenti e raccogliendo punti importanti per il nostro programma. Adesso tocca a noi e insieme possiamo farcela. Ciao a tutti, ciao a tutte, siamo al mercato di Borgo Vittoria per l'ultimo giorno di questa bella ma intensa campagna elettorale. Abbiamo cercato in questo mese di girare tutti i quartieri della nostra città e incontrare più persone possibili. Non siamo arrivati da tutti, ma ci arriveremo perché l'unica promessa concreta che vi abbiamo fatto è di garantirvi anche un domani impegno e presenza sul territorio e nei quartieri. Noi ci siamo e ci saremo. Una sola parola, grazie per tutto il sostegno e l'affetto che ci avete dimostrato in questa campagna elettorale. C'è ancora un pomeriggio intenso che ci aspetta, io vi do appuntamento questa sera al Cortile del Maglio, ma ancora di più vi do appuntamento il 3 e 4 ottobre a votare. È importante farlo non solo perché è un dovere civico, ma perché siamo in un momento storico in cui le scelte possono fare la differenza e la vostra scelta può essere quella che vale. Un abbraccio e a presto, ciao!